vicini, voliamo agli ottavi di finale, voliamo alla seconda fase dell'Europeo itinerante, voliamo alla seconda fase di Euro 2020 e domenica sera, domenica nel tardo pomeriggio dello Stadio Olimpico, ci giocheremo anche il primo posto in classifica del gruppo A nel big match imperdibile alle ore 18 allo Stadio Olimpico di Roma contro il Galles targato Rob Page, contro il Galles di Gareth Bale e del bianconero Aaron Ramsey. Sarà il big match che deciderà le sorti di questo gruppo A e le sorti dell'Italia nel tabellone principale di Euro 2020. La doppietta di Manuel Locatelli è stata assolutamente la serata d'oro, la serata indimenticabile di Manuel Locatelli, un giocatore totale, un regista da comprare assolutamente. Mi sto riferendo ovviamente alla Juventus, alla nuova Juventus targata Max Allegri, targata Massimiliano Allegri. Manuel Locatelli è il futuro della Juventus, è il futuro della nazionale, un giocatore totale, un giocatore che sa fare tutto e riesce anche a concludere. Basti solo pensare che questa sera era al posto giusto, nel momento giusto, a rimorchio su quel pallone d'oro toccato da Domenico Berardi, unita al Sassuolo, possiamo dirlo assolutamente, perché il primo gol è stato realizzato interamente da Domenico Berardi prima e poi da Manuel Locatelli. Che spettacolo all'Olimpico, e poteva finire anche con un bottino maggiore, perché l'Italia ha creato sia nel corso del primo tempo sia nel corso del secondo tempo tantissime occasioni da rete, tantissime palle gol, almeno 4 palle gol create e non finalizzate da Bomber Ciro Immobile, che però all'80esimo prende la mira e batte Sommer per il 3-0 definitivo, con il quale raggiunge in testa alla classifica capocannonieri Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku e anche Patrick Schick. C'è anche Ciro Immobile nei bomber di lusso di questo Europeo itinerante, di questa edizione di Euro 2020. Che spettacolo, che spettacolo! L'Italia vola agli ottavi di finale e quindi c'è da godere tantissimo, c'è da essere fieri di questa nazionale, perché in 3 anni Roberto Mancini ci ha portato quasi all'elite del calcio mondiale, almeno del calcio europeo. Stiamo parlando di una nazionale che gioca a calcio, che ha dimostrato tutto il suo valore in 180 minuti, dalla 3-0 alla Turchia al 3-0 questa sera alla Svizzera dell'ex allenatore biancoceleste Vladimir Petkovic, che adesso si giocherà le ultime chance di qualificazione nel match che si disputerà in contemporanea domenica sera nel tardo pomeriggio, sempre alle ore 18, contro la Turchia. Sarà una big match qualificazione per volare alla seconda fase, per volare agli ottavi di finale. Nella partita ci sono stati tantissimi episodi da cui comunque possiamo analizzare, da cui possiamo partire. La prima palla gol dell'Italia viene creata da un tiro cross, da un bel cross, da una bella azione finalizzata da Leonardo Spinazzola, ancora uno dei migliori in campo, il terzino giallorosso che mette in mezzo un pallone per la capocciata, per il colpo di testa di Ciro Immobile, che si spegne alto sopra la traversa. Al 20esimo, su un calcio d'angolo, mischia furibonda in aria, Akanji e Sciacca finiscono per terra, alla fine però Giorgio Chiellini insacca in rete il gol che sblocca il match al 20esimo. L'arbitro Karas va a rivedere l'episodio, viene richiamato alla VAR e annulla il gol per il tocco di mano del difensore bianconero. Giorgio Chiellini, che è costretto al cambio al 24esimo per un risentimento muscolare, al suo posto entra Francesco Acerbi. Quindi questa forse l'unica nota negativa, l'unica nota stonata della serata dell'Olimpico, l'infortunio occorso a Giorgio Chiellini. E poi sulla palla messa a rimorchio da Domenico Berardi arriva il gol, arriva il vantaggio siglato da Manuel Locatelli, 1-0 per l'Italia al 28esimo. Italia che crea altre palle gol, una con Ciro Immobile e l'altra con
appunto con Ciro Immobile. Alta paragol anche per Spinazzola, l'Italia che continua a creare occasioni da rete. E poi nel secondo tempo l'Italia che spinge, l'Italia che cerca il raddoppio arriva al minuto numero 52 con un sinistro davvero millimetrico da parte di Manuel Locatelli. 2-0, Sommer può solo guardare quel pallone che si infrange nella porta, difesa dall'estremo portier, dall'estremo difensore della Borussia Mönchengladbach. 2-0 per l'Italia che spinge alla ricerca del terzo gol, un'occasione per Schär, un'occasione anche per Shaqiri con la palla che si spegne alta sopra la traversa, e poi all'88esimo ci pensa Ciro Immobile. È 3-0 per l'Italia del commissario tecnico della CT Roberto Mancini. Siamo ai quarti di finale, siamo alla seconda fase di Euro 2020 e quindi po 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 po. Grazie per l'attenzione, lasciate un simile like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.